Si avvicinano le elezioni europee, il tema dell'ambiente, in quale modo l'Europa può aiutare l'Italia e il pianeta in generale, se vogliamo, per contrastare questo aggravamento delle condizioni climatiche che è sotto gli occhi di tutti. Sulle tematiche ambientali è un'istituzione che ha una visione molto chiara, molto precisa, sa come raggiungere gli obiettivi e ci mette anche tanto, cioè nel senso di proprio fondi, investimento, lavoro, eccetera. Ci può fare alcuni esempi pratici su come può migliorare la vita di tutti i giorni dei cittadini italiani? Fra le tante, ci sono circa 725.000 frane mappate in Europa, di queste 620.000 sono in Italia, cioè noi abbiamo un grave problema di dissesto idrogeologico del territorio e l'Europa ha individuato questo problema e ci dà gli strumenti, le risorse e gli indirizzi per poterli risolvere. La direttiva Bolkestein è un tema molto sentito in Romagna, lei ha ricevuto di recente anche delle minacce, un atto sempre da condannare, quest'ultima azione come la fa sentire? Io ho sempre detto che così come è stata pensata, cioè tirando una linea retta e cancellando tutto quanto e azzerando tutto, non era il modo migliore per farlo. Però questa direttiva c'è dal 2006, bisogna lavorare sui bandi, cioè cosa mettiamo dentro i bandi, quali criteri assegneranno queste concessioni, perché sono convinto che parlando di competenze, di esperienza, di progettualità e di servizi da dare ai cittadini, i nostri balneari possono assolutamente giocare la loro partita e farlo andando a vantaggio appunto di loro stessi, ma soprattutto ovviamente dell'utente finale, che sono poi i cittadini che di questi servizi ne usufruiscono.